È indispensabile per comprendere e combattere le malattie. Ad oggi non esistono metodi in grado di sostituirla completamente. Salva le nostre vite tutti i giorni. Sono Tommaso Virgilio e oggi vi parlo di ricerca animale e perché ne abbiamo ancora bisogno. Per combattere le malattie dobbiamo capire cosa succede nel nostro corpo quando ci ammaliamo o quando ci curiamo con un farmaco. A questo scopo esistono metodi come simulazioni del computer e organi artificiali che ci permettono di replicare singoli processi del nostro corpo per comprenderli meglio. Ma noi siamo di più della somma delle nostre parti. Con questi metodi è un po' come studiare una singola strada all'interno di una metropoli, come New York. Potremmo imparare molto su quella strada, ma non avremo informazioni, ad esempio, sulla viabilità generale della città. Allo stesso modo, quando si tratta di capire che cosa succede in un organismo vivente e complesso nella sua interezza, la ricerca animale è l'unica possibilità per evitare una sperimentazione al buio, direttamente sull'essere umano. Ecco perché ne abbiamo veramente bisogno. Senza non potremmo fare ricerca di base, ovvero capire i meccanismi del nostro corpo. Senza non potremmo sviluppare nuove terapie, perché non potremmo verificarne l'efficacia e la sicurezza. Senza non avremmo potuto fare progressi contro malattie come il cancro o la sclerosi multipla e non potremmo farne di nuovi. Un giorno forse riusciremo a eliminare completamente gli animali dalla ricerca. Tuttavia, ad oggi, senza sperimentazione animale non avremmo ricerca e senza ricerca non potremmo trovare risposte alle più grandi domande della medicina moderna.